Eccoci qua di nuovo in studio, saluto Vittoria Baldino, deputata del Movimento 5 Stelle, benvenuta a Tagadà. Allora chiedo all'onorevole Baldino, com'è che si è passati da un concetto, da un principio condivisibile alla più grande truffa della storia? Ma allora, dove avete sbagliato? Se abbiamo sbagliato, perché non è detto, la sua domanda contiene già una risposta che io contesto. Non abbiamo sbagliato, e, rispetto a quello che diceva ieri Meloni, ossia che sarebbe la più grande truffa ai danni dello Stato mai vista, diciamo, questa è una delle tante affermazioni di Meloni da relegare nell'armamentario dei luoghi comuni, perché di fatto è totalmente falsa, infondata, anche perché se così fosse il Paese sarebbe andato in default, e questo una Presidente del Consiglio lo dovrebbe, gli dovrebbe parlare un linguaggio di verità. Ora, io vorrei mettere subito in fila quello che è stato fatto nel 2020. Venivamo da una situazione di... Però me lo deve fare brevemente, per titoli, perché a seguito della pandemia c'era una situazione economica disastrosa, era necessario uno shock dell'economia e quella misura andava proprio in questa direzione. Nessuno mai ha pensato che quella dovesse essere una misura vita natural durante, anzi lo strumento del 110 già nella sua legge, così come era stata scritta la prima volta, prevedeva il cosiddetto décalage, cioè che il beneficio della detrazione 110 sarebbe calato via via a seconda dell'andamento dell'economia, prima al 90 poi al 70 eccetera eccetera. Poi che cosa è successo? Nella prima fase la misura ha funzionato benissimo, tant'è che tutti citano gli aspetti negativi, ma nessuno cita perché la Presidente Meloni non ha citato i dati positivi, cioè il 100 miliardi di gettito fiscale in più nelle casse dello Stato, 12% in più di PIL tra il 21 e il 22. Quindi di cui si sono giovati gli stessi governi successivi. Poi... Successivamente che cosa è accaduto? Che, come lei ben ricorderà, nel febbraio del 2021 il governo Conte è stato mandato a casa, è subentrato un nuovo governo che non ha mai pensato di abrogare il superbonus. Mai, il governo Draghi non ha abrogato il superbonus, questo vuol dire che lo strumento funzionava. Che cosa ha fatto? Ha messo mano ben 11 volte alla legge dello strumento del credito fiscale e ha di fatto bloccato miliardi e miliardi di crediti che attualmente sono incagliati. Noi vediamo quelle imprese in difficoltà, quelle famiglie in difficoltà e le banche che non sanno come fare con questi crediti. Onorevole Sala, quindi, c'era quindi, un errore oppure solo no? No, però se no vorrei dobbiamo solo parlare tutti e diventa complicato. Perché noi parliamo sempre dello strumento, è stato giusto abrogarlo, è stato sbagliato, sì. Non lo so, però c'è un problema. Ci sono queste famiglie che hanno bisogno di, queste famiglie, soprattutto queste imprese che hanno bisogno che si sblocchino. Siamo partiti da qui perché abbiamo la Presidente Meloni in campagna elettorale aveva promesso che avrebbe fatto questo, la prima volta che sarebbe, la prima cosa che avrebbe fatto sarebbe andata al governo. L'ha fatto? Non l'ha fatto. Quindi invece di scagliarsi contro chi c'era prima di lei, perché non pensa a risolvere il problema oggi, onorevole Sala? Ce la possiamo fare. Intanto il problema non è che lo abbiamo affrontato, lo abbiamo più che affrontato, perché quante sedute di commissione, di aula, quante riunioni con il governo per cercare di... Io sono stato in rigoroso silenzio, no, rispettoso, educato, lasciandola parlare. Dovreste risolvere. Dicevo... Onorevole Baldino? No, io vorrei dire questo. Se dobbiamo commentare il superbonus, sono anni che lo commentiamo, almeno leggiamola la legge. Era una legge straordinaria, eccezionale, per un periodo di tempo limitato. Questo era il superbonus. E io continuo a ribadire che nemmeno noi del Movimento 5 Stelle abbiamo chiesto di prorogare il superbonus per sempre al 110%, perché lo sappiamo che è una misura shock e proprio per quella è stata introdotta. Ora, il dossier del superbonus, dottoressa Panella, dal 2021 ce l'aveva in mano il ministro dello sviluppo economico del governo Draghi. E sa chi è il ministro dello sviluppo economico del governo Draghi? L'attuale ministro dell'economia, che oggi va a dire in giro che quando pensa al superbonus gli viene mal di pancia, che è tossico, Chernobyl, eccetera. Quindi se qualcuno, mai, se vogliamo prendercela con qualcuno per i problemi causati alle imprese, guardatevi allo specchio, perché il problema siete voi. Ora però io non voglio fare il gioco di chi ha la colpa, perché noi la politica deve risolvere i problemi. No, invece va fatto, perché c'è una colpa politica di quello che succede. Se vogliamo farlo, va in vita nostra. Facciamo un passo avanti, risolviamo il problema. Siccome noi le proposte le abbiamo fatte, ci sono, e peraltro ce l'ha fatta l'ABI, ce l'ha fatta l'ANCE le proposte, voi le avete scritte in questa mozione, perché io vedo che Sala annuisce quando lui dice che le truffe, cioè, però qui io c'ho una mozione firmata pure da Sala dell'inizio della legislatura, dove si elencano tutti i benefici della misura del superbonus e si chiede di renderla strutturale. Quindi fate questa battaglia anche per noi, sì, visto che siete in maggioranza, diversa, cercate
cercate di risolvere il problema di queste imprese. Ma dare un che bonus per ristrutturare gli edifici è chiaro. Infatti, che è una cosa. Sono otto che, pagine che di mozione, dottoressa. Certo, se vuole, la leggiamo insieme. No, leggiamo le otto pagine. Io sintetizzo. È chiaro che dare un incentivo per ristrutturare è di fondamentale importanza. Muove l'economia, mette a posto i nostri immobili, insomma, ci proietta verso il futuro. No, a quel livello. L'errore sta che quel 110 se era scusabile, tra virgolette, in emergenza, non era più scusabile. C'è poi la tua firma qua sopra. Ma certo, ma la condivido nei principi. Non nei principi, nella sostanza. Ma si può anche condividere una manovra di bonus in certi periodi, ma non si può condividere oggi. Allora, Alessio Singer, per alimentare un po' il giallo. Il rischio è che resti tanta gente senza nessun supporto, onorevole Baldino. Rimane tanta gente senza nessun supporto, cioè non è un rischio, è un fatto. È un fatto, sono decine di migliaia le famiglie, 600.000 famiglie, 900, quasi un milione di persone che rimane senza un supporto. Io sentendo parlare il collega, ho negli occhi, oppure leggendo il titolo di Libero di oggi, il dottor Del Vigo ci dice che io mi devo vergognare, ma io mi vergogno di titoli come non quelli lei che di fatto persona, oggi, il giornale, caso. Perché se io penso al signor Massimo di Torino, che viene rubricato come un fannullone che deve andarsi a trovare un lavoro, ma secondo lei una persona di 59 anni non stiamo parlando, non è stato detto fannullone, è un specificato sì, prima, i fannulloni devono andare a lavorare. Allora, il signor ha detto escluso il caso, ha detto escluso il caso, adesso mi sento di non ho letto la didascalia sotto il titolo di Libero. Oh, ho letto, i fannulloni devono andare a lavorare. Che ci sono dei fannulloni che hanno preso il reddito di cittadinanza, è vero, diciamolo, allora, punto e basta. Facciamo così, qui si scontrano due visioni di paese. Allora, c'è chi pensa che, come me, che lo Stato debba garantire un sostegno alle persone povere, che sia congruo a farlo vivere un'esistenza dignitosa e anche a sottrarlo dal ricatto del lavoro povero purché sia, e c'è chi pensa invece che lo Stato non debba sostenere le persone povere perché le persone devono andare a lavorare a cercarsi un lavoro purché sia. Io non la vedo così. Deve per me andare uno a Stato, deve dare un reddito minimo garantito, come dice la Costituzione. Allora, per concludere su questa cosa del lavoro, però vorrei rispondere alle cose che sono state tu hai parlato e mi hai pure interrotto. Allora, le cose che sono state dette sono tante. Allora, in questi anni, dottoressa Panella, dovrei smentire anni, quindi avrei bisogno di molto tempo, però comprendo il tempo. Allora, è stato detto che il reddito faceva stare le persone panza all'aria, divanisti, perché non volevano. È stato detto che era un problema di allineamento tra domanda e offerta, perché i ristoratori, gli albergatori non trovavano posti di lavoro. È stato detto che il reddito andava dato ai criminali. Allora, che cosa ha fatto il governo per risolvere questi problemi? Nulla. L'unica risparmiato 2 miliardi di euro, gli stessi miliardi di euro che avrebbe potuto ricavare degli extra profitti dalle banche, però non ha fatto niente per allineare domanda offerta, non hanno messo un euro sulle politiche attive del lavoro né sulla qualificazione dei lavoratori, perché se lei va a chiedere ai ristoratori, agli albergatori, le dicono che hanno gli stessi identici problemi a trovare manodopera che avevano quando erano in vigore. Domande per il supporto alla formazione al lavoro, supporto alla formazione al lavoro, vi ricordate la questione? Domanda offerta, il grande problema del reddito di cittadinanza. Noi, siccome i numeri hanno la testa dura, siamo andati a guardare anche quei dati lì. Domande, ne sono state accolte 68.000. I 350 euro al mese sono stati erogati dal 1° di settembre a 27.000 persone. Domande accolte, lo ripeto, 68.000. I soldi sono stati erogati a 27.000 persone. Francesco, mi pare che la difficoltà sui corsi di formazione, che abbiamo peraltro in questo studio, quindi io mi sento tranquilla di fare questa valutazione oggi, perché in questo studio, lo sa bene la Baldino, è una cosa sulla quale noi abbiamo molto insistito in passato, cioè dicevamo sì, ma questa cosa doveva avere due gambe, una certo. Esiste, l'altra la vediamo in grande difficoltà, sì. No? Quella dei centri di formazione, appunto, i navigator, eccetera. Doveva esistere, oggi, è stata mal concepita. Oggi, secondo te, siamo in una condizione diversa, Francesco? Io auspico di sì, ma a differenza dell'onorevole, cioè io poi, come dire, avrò la lucidità di dire, se non dovesse funzionare questo sistema, che non ha funzionato. Non con posizioni pilatesche, per cui sembra che lei non è mai stata al governo, il suo partito non ha mai governato. Ha solo dato delle idee, secondo lei eccezionali, secondo me catastrofiche, senza assumersi la responsabilità. No, se
questi provvedimenti presi lasceranno, cosa di cui dubito, molte persone, non solo senza soldi, ma anche senza lavoro, saremo noi i primi a denunciarlo, esattamente come è stato con il reddito di cittadinanza. Perché tutti abbiamo sperato che funzionasse il reddito di cittadinanza, ma è stato un flop maiuscolo e maestoso, viste anche le aspettative vagamente ottimistiche poste dagli allora vertici del suo partito, ammesso che lei sia ancora iscritta. Affermare che sia stato un flop mi sembra ingiusto, perché io me le assumo le mie responsabilità, cioè come diciamo forza di governo che ha proposto il reddito di cittadinanza, e lo dico che è vero che nella seconda gamba è stato un po' claudicante, diciamo così, no? Che bisognava andare avanti, però è anche vero che c'erano altri attori istituzionali in gioco come le regioni, c'erano eccetera. Le regioni, però, c'erano tutti diciamo quelli che non ha eliminato la povertà. Possiamo dire che non ha eliminato la povertà. Ma io infatti non sarei mai salita su quel balcone, però non si può negare, il fatto che dal lato del sostegno al reddito ha funzionato. Dobbiamo dare atto che prende le distanze. Fatemi chiudere questa parte con Tridico, onorevole Ballino. Su questo bisogna fare una riflessione senza populismo. Ti potrei dire che mentre ci sono le persone, le famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese, se vuole governo, utilizzi la questione dei pannolini, l'IVA sui pannolini, l'IVA sui pannolini che piace potrei dire che anche è giusto che i ricchi pagano l'IVA sui pannolini, potrei dire che anche l'edilizia produce ricchezza e cosa è vero, cosa che è stata verificata con il superbonus. Però dico un'altra cosa, dico non sarà mica, e lo lascio così col beneficio del dubbio, non sarà mica che c'è un pelino di conflitto di interessi in questa norma, perché ci sono dei senatori, dei presidenti di commissione, delle famiglie che comunque gestiscono grandi partiti di maggioranza, che hanno interesse nelle società sportive di calcio, che hanno interesse a far venire in Italia dei calciatori con un regime fiscale agevolato. La lascio lì, no? Così magari qualcuno si dà una risposta, perché probabilmente oltre alla questione delle priorità c'è anche una questione di conflitti di interessi che abbiamo visto che in questo governo aleggia, no? Perché sono tantissimi i conflitti di interesse che abbiamo visto, no? Abbiamo visto la questione di Gasparri che fa il lobbista, ma il Monza però è un tema quello del conflitto di interessi, perché un decisore pubblico, che è il Parlamento, che è il legislatore, che è il governo, deve saper poter prendere delle decisioni nell'interesse esclusivo della nazione e dei cittadini, non nell'interesse dei propri interessi esclusivi che gestisce al di fuori della politica. Stiamo parlando di questo, onorevole Sala, e poi vado a salutare i nostri che ci hanno aggiunto, perché ho promesso un approfondimento sulle bollette. Una prego. Battuta, se ci sono degli operatori del settore che sono onorevoli senatori, deputati, aiuta il Parlamento a legiferare, poi è tutto il Parlamento che vota, non è solo una persona. Secondo, il conflitto di interessi ce l'abbiamo tutti siamo fruitori, tutti siamo fruitori di servizi di questo Stato. Noi dobbiamo imparare sicuramente, come facciamo sempre, a votare per il meglio e non a farci condizionare. Però è ovvio che ci sono degli esperti del settore. Appunto. Poi io arrivo da Monza. Monza Calcio non ha molti giocatori stranieri. Bollette di luce e gas, si è capito benissimo. Si è capita benissimo l'obiezione. Onorevole Baldino, quali sono le sue preoccupazioni, se ne ha? Beh, di fatto abbiamo lasciato i consumatori in balia di una giungla, di una Babele, perché chi di noi non ha ricevuto in questi giorni telefonate da parte di gestori che propongono tariffe agevolate, tariffe convenienti? La verità è che purtroppo sappiamo, consultando anche il motore di ricerca di Arera, che per chi ha fatto questa ricerca sono pochissimi i contratti proposti, le tariffe proposte nel mercato libero che sono più convenienti rispetto al mercato tutelato, nell'ordine di 3 su 500 ad esempio, quindi conveniva di più il mercato tutelato. Qual è il tema? Il tema è che noi veramente abbiamo aumentato l'IVA, abbiamo reintrodotto gli oneri di sistema, noi ci ritroveremo anche col passaggio dal mercato libero al mercato tutelato ad un salasso nelle bollette dei cittadini, che sono totalmente sprovvisti di ogni strumento per difendersi da questa giungla di contratti. Questo purtroppo è la nostra preoccupazione, per questo avevamo chiesto una proroga del mercato tutelato, perché alle condizioni attuali, con un sistema di crisi internazionale che ha generato tensioni sul mercato dell'energia e del gas, era questo il momento di andare in Europa, collega Sala, a battere i pugni non soltanto sulla Bolkestein, ma anche sulla proroga del mercato tutelato, perché interessa non soltanto una parte, una categoria, ma tutti i cittadini italiani che adesso si trovano alle prese con bollette aumentate e non sanno come difendersi. Allora, aspetti però, perché arrivo ovviamente all'onorevole Sala, però questo magnifico mondo che ci dipinge l'onorevole Sala, l'onorevole Baldino, lei Io lo vede? Io penso che sui diritti fondamentali
giovani non si debba pensare al risparmio, ma si debba pensare di garantirli prima di tutto, quindi di finanziarli prima di tutto. Invece questa proposta di legge sull'autonomia differenziata, che spaccherà totalmente l'Italia, poi la spaccherà da nord a sud, da est a ovest, ma la spaccherà, e il problema è che non ne trarranno beneficio le regioni del nord, perché quando un paese cammina a due velocità è il paese che perde, non potrà competere con una grande potenza europea che invece corre. Noi non corriamo e non correremo, perché se alcune regioni che già fanno fatica faranno ancora più fatica, è il paese che farà fatica, ma ancora di più. L'ha detto lei, noi l'abbiamo sperimentata il regionalismo differenziato sulla sanità e abbiamo visto i danni che ha fatto in pandemia, abbiamo visto quanti miliardi di euro spendiamo per la migrazione sanitaria da alcune regioni più povere ad altre regioni. Ma vogliamo continuare a garantire ai nostri cittadini questo livello di diritto? Io penso che questa sarà sciagurata, questa riforma. Spero che ci sarà alla Camera un sussulto di dignità da parte di parlamentari, non lo so, del sud, del nord, che abbiano a cuore l'unità dell'indivisibilità della Repubblica e soprattutto i diritti di tutti i cittadini, perché questo è un danno irreparabile che noi stiamo facendo non soltanto a noi, ma ai nostri figli e ai nostri nipoti. Staremo a vedere.